passato. Chiedere scusa personalmente ai tanti che hanno faticato così tanto per entrare in questo teatro. Mi pare che purtroppo che alla fine ci siamo riusciti. I passaggi del professor Giuliano Amato, intanto che devi farla applaudivo. Devi farla finita! Devi farla finita! Se tu ti credi la faccio finita! Oh, silenzio! Dai. Per il momento non mi riguarda, quindi sono contento. Buon uso delle risorse significa razionalizzare, funzionalizzare, è un'operazione che è stata impostata. Secondo. Signor Ministro, ma lei parla come un economista, perché non parla come un Ministro della Cultura? Senti, piacere. No, un momento. Sta parlando di economizzare, di... ma perché non parla di cultura? Perché non parla di quello che sta succedendo in questo paese? Non si parla di... Senta, risponda. Grazie. La Babele, le norme burocratiche. Scusi, signor Ministro, ma lei dice che è una tavola rotonda. Per piacere. Gli stati generali della cultura senza parlare dello stato dei lavoratori della cultura. Siamo d'accordo, per piacere, basta. Però la facciamo, vedremo, non ci abbiamo la fine. Scusi. No, ma va benissimo, è uno dei temi importanti. Prego. No, per piacere, sennò veramente diventa un'altra cosa. Questo è grave. Questo è molto grave. Questo certamente è molto grave, però io vorrei partire proprio... Scusi. Beh, non si può costruire... Scusi. Noi abbiamo bisogno di un piano quinquennale sulla formazione, sulla ricerca e sull'università. Io sono una studentessa e vorrei sapere per il mio presente cosa c'è. Io ho paura del mio presente a 21 anni. Prossimi 5 anni costruirai il tuo futuro. Ma gli emolenti privati, ma cosa mi servono i privati se io non posso formarmi? Cosa divento da grande se non mi posso formare? No. Mi scusi. Posizioni di lavoro ai nostri giovani. Mi scusi, ministro, ho parlato. No, una domanda. Mi dispiace, ma questa tavola rotonda appunto si chiuderà. E oggi pomeriggio i ministri che sono i nostri ministri, i miei punti di riferimento per la cultura e per l'istruzione non ci saranno. Allora io a chi mi devo rivolgere se non a loro? E perché c'è una tavola rotonda chiusa e senza dibattito se abbiamo parlato di introdurre i giovani all'interno del dibattito e delle scelte e delle decisioni? Vogliamo e dobbiamo ascoltare il Presidente della Repubblica e il Capo dello Stato.